Ciao, io sono Valeria, Ciao, io sono Giorgio. siamo i titolari di Tola Sudorsa, Room and Breakfast, siamo sull'Appennino Parmense, in provincia di Parma. Ovviamente. Ci siamo trasferiti nel 2014 dall'Inter al milanese stressante caotico e siamo venuti in Valtaro a cercare un po' di buon vivere, siamo venuti ad immergerci nella natura quasi incontaminata. Cosa facciamo? Siamo entrambi appassionati di sport all'aria aperta e soprattutto l'amore trentennale delle due ruote di Giorgio, endurista da lunga data prima e in mountain bike poi, ci ha dato lo stimolo per creare qualcosa di diverso che non c'è praticamente in tutte le zone qui vicino a noi, insomma, sostanzialmente. Una struttura ricettiva extra alberghiera dedicata principalmente ai biker, quelli che prediligono l'all mountain e alle loro bici. È un room and breakfast, un'affittacamere eco-friendly, si chiama Tola Sudorsa, che in dialetto parmigiano vuol dire prendi le cose con calma, con dolcezza, come vengono, insomma. È un po' lo stile di vita del vivere qui in valle. Ci troviamo a 830 metri di altezza ai piedi del Monte Pelpi, quindi siamo abbastanza in montagna, a circa 5 km da Compiano, uno dei borghi che è entrato nel club dei borghi più belli d'Italia. Sarà quella di trovarsi a casa propria, con il piacere di addormentarsi la sera e svegliarsi la mattina con i suoni del bosco e della montagna, e capita spesso di ospitare nel nostro giardino una coppia di daini abbastanza stabilmente o di salutare la sera una volpe che passa proprio davanti alla porta di casa nostra. La nostra struttura è dedicata ai biker e alle loro biciclette, quindi abbiamo la possibilità di lavare le bici, la possibilità di una riparazione più o meno d'emergenza con una piccola officina, la possibilità di lavare l'abbigliamento tecnico a rientro dalle escursioni e il rimessaggio ovviamente custodito delle biciclette. Questa struttura è stata pensata e ottimizzata per i biker che vogliono passare delle giornate all'aria aperta senza lo stress di dover poi dopo ritornare a casa e magari passare parte della giornata invece che andare in bicicletta a fare il trasferimento. Quindi noi ci siamo trovati già appunto con un'abitazione già praticamente sistemata e quindi questo ci ha anche un po' agevolati anche per cercare di scegliere anche delle situazioni che fossero un po' più rispettose del discorso, che fossero un po' più ecosostenibili sostanzialmente. E quindi è stato solo necessario cambiare le lampadine e mettere quelle a basso consumo, abbiamo comprato tutti gli elettrodomestici praticamente nuovi, minimo sono di classe A, e poi appunto quindi abbiamo trovato un fornitore di energia elettrica che prende praticamente l'energia derivante da tutto da 100% da fonti rinnovabili. E quindi abbiamo fatto un po' una scelta in questo senso. Poi piano piano ci siamo adeguati e abbiamo scoperto che era importante anche perseguire anche altre strade, appunto magari risparmiare un po' più acqua e quindi abbiamo inserito dei limitatori di getto nelle docce delle stanze dove ospitiamo, anche in casa nostra. Abbiamo messo dei serbatoi per raccogliere l'acqua piovana, ovviamente quando piove, per poter innaffiare il giardino, abbiamo creato l'orto e quindi insomma stiamo cercando piano piano di fare quelle poche cose, ma secondo noi importanti, che siano un po' legati al rispetto soprattutto di dove siamo venuti a vivere, perché comunque ci piace molto il discorso di esserci inseriti rispettando quello che è quello che ci offre questa zona in particolare, che ripetiamo è abbastanza quasi incontaminata e quindi ci piacerebbe che rimanesse così.
Le possibilità che ci sono qui in zona sono molteplici, oltre al discorso di fare le escursioni guidate con Giorgio, che è una guida di mountain bike, c'è la possibilità di semplicemente sedersi a tavola nei vari agriturismi che ci sono qui, i nostri amici in zona, sia bio o anche vegani, vegetariani o anche tradizionali, per chi è più, diciamo, portato per questa. Per questo filone. Si possono fare camminate naturalistiche alla scoperta della storia dei nostri borghi. Abbiamo dei borghi medievali con dei castelli molto conosciuti, a Bardi, a Compiano, o semplicemente la scoperta delle tradizioni della montagna. Si possono fare delle visite guidate gratuite presso l'oasi del WWF dei Ghirardi, che è qui proprio di fianco a noi. E poi, non so, passeggiate a cavallo. Se c'è la neve, che quest'anno purtroppo non c'è stata amica, si possono fare escursioni con le ciaspole, con gli sci da fondo. E i nostri amici di un rifugio non molto lontano qui hanno addirittura le slitte trainate dai cani, quindi la possibilità di provare a fare lo sled. Che altro dire? Noi siamo felici di aver scelto di aver scelto di venire a vivere qua, di aver abbandonato Milano e quindi ci crediamo molto, stiamo lavorando tanto perché comunque il lavoro da fare è molto, soprattutto di divulgazione del territorio, però abbiamo trovato delle persone vicine a noi che sono molto disposte ad aiutarci e ci aiutiamo a vicenda. Quindi si è creato veramente un gruppo di lavoro molto interessante. Noi andiamo avanti, se avete voglia di venirci a trovare, semplicemente o semplicemente di chiamarci, noi siamo qui. Grazie, buona giornata. Ciao a tutti. Ciao, buona giornata.